Paolo. Che oggi sono presenti con il numero 1, Marcella Angelo, il numero 2, Bianchi Leonardo Emano, il numero 6, Marchisi Michele, il numero 8, Giuseppe Giovanni Pugnazzo, il numero 9, Pietro Alessandro, il numero 15, Vinci Gianluca, il numero 16, Martello Lorenzo, il numero 18, Lucio Francesco, con numero 21, Damiano Francesco, numero 22, Salto Roberto Giulia, numero 23, Luca Massimo Due, con 24, Giuseppe Giuseppe, con 25, Bobicic Marco, con 28, Bobicic Dani, con 59, Novella Gianni, con il 99 Francesco. La squadra è guidata da mister Giuseppe Andrea. Cari amici della pallamano, un saluto dalla Gasteiner Halle. Dopo la sosta per la nazionale riprende il campionato di Serie A di pallamano. I padroni di casa dell'SSV Bozen oggi ospitano il Siracusa. Una partita di sicuro interesse, che in quanto il Bolzano vuole confermarsi nella parte alta della classifica, mentre il Siracusa quest'anno punta una salvezza molto più tranquilla rispetto all'anno scorso. Infatti sono già 5 i punti conquistati in altrettante giornate per la formazione siciliana, mentre 8 sono i punti per i padroni di casa. I biancorossi infatti sono saldamente vogliono confermarsi nella seconda posizione, alle spalle dei cugini del Bressanone. Dunque è una partita di sicuro interesse quella di quest'oggi. Vediamo che le squadre si stanno già disponendo in campo. Consueta maglia bianco-rossa per il Bolzano, in maglia blu-arancio l'arbitro Siracusa. Ancora qualche istante prima del fischio d'inizio, c'è un problema sulla panchina del Siracusa, sembra nulla di grave, probabilmente una bottiglia d'acqua che si è rovesciata, ma bisogna asciugare il parquet. Il parquet di Bolzano che è sempre oggetto di discussioni. Dunque si attende solo che l'ok degli arbitri e poi si potrà incominciare anche questa sfida.
Ecco, sembra essere tutto pronto. Squadre già disposte in campo. Si alza il pollice del direttore di gara. È tutto pronto. Si comincia. Siracusa che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Classico scambio di saluti. Corella. Prova a orchestrare la manovra. Prima palla persa da parte del Siracusa. Passaggio non perfetto di Gorella. Tanto siamo già dalla parte con Pancic. Si alza lui, ma non trova la porta. Uno contro uno di Zunghi. Ancora Zungri, foltita. Gruppo di argentini da parte del Siracusa. Corella. Ecco l'uno contro uno, prova a sfondare centralmente Saúto Coeto, trova il no di Hermones. Dall'altra parte Gaeta uno contro uno, scarico per il pivot, non trova nessuno. Martelli può lanciare Vinci in contropiede, Vinci tutto solo e apre lui le marcature. Dopo 1 minuto e 25 secondi, prima rete del match firmata Vinci. Pancic, Basic, Turković, ancora per Pancic. Gaeta ci prova lui e infila sul primo palo Martelli. Intanto dall'altra parte intervento di Hermones a dire di no a Saúto Coeto. Ma c'è un fischio degli arbitri, tiro dai 7 metri, ancora Vinci, seconda rete per lui, seconda rete per il Siracusa. Turković, Pancic, Gaeta, giro palla Bolzanino, esce anche Basic. Gaeta, Turković, Pancic ancora lui e questa volta fulmina Martelli. Gran bel gol di Pancic. Corella, Zungri. Ancora Zungri, esce il pivot, Lidic, Gorella, Saúto Coelho. C'è un intervento di Pancic, solo richiamato verbalmente dal direttore di gara. Tanto taglio di Bianchi, Gorella si alza lui, prova a trovare un varco sotto le gambe di Hermones, ma c'è stato un fischio degli arbitri e cartellino giallo per Dejan Turković. Zungri, Corella, Vinci, ancora Zungri, Saúto Coeto. Si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere Zungri e lo fa in maniera perfetta, trovando la terza marcatura per la compagine siciliana. Ferma
chiamato in maniera energica dalla difesa siciliana. Turković, Pancic, ancora per Gaeta, scambiano i due, un nulla di fatto. Ora prova a muoversi Basic, Gaeta uno contro uno per vie centrali, non si passa di lì. Molto robusta la difesa siciliana al centro con Bobicic e Glilic. Pancic intanto si alza lui, ancora una volta fulmina Martelli sul primo palo. Dunque 3-3 dopo 5 minuti e 40 del primo tempo. Bianchi, Gorella, Zungri, Gorella, Gorella ancora, non trova un varco, ci prova ancora Zungri, ritorna in posizione Vinci, non ha costruito granché l'attacco siciliano, ma Gorella dal nulla trova una gran rete. Tanta attenzione alla velocità bolzanina che trova uno sfondamento, è rientrato molto bene Siracusa e Pancho Humada ha trovato un difensore sulla sua strada e dunque palla persa per il Bolzano. Gorella, esce Glicic, Souto, ancora lui, prova ancora Souto Cueto, ma non riesce a sfondare, ma trova un cartellino giallo per Mizzoni, ex di questa partita. Zungri, Gorella, ancora il giro palla Bolzanino, sale anche Vinci, Gorella prova uno scambio con Souto Cueto, Zunigri, Souto Cueto, un gran gol, un sottomano fulminante. Intanto Humada rischia di fare una frittata, corre in suo soccorso l'arbitro. Dunque il Bolzano adesso ha tempo di riordinare le idee con Gaeta, Pancic, Turković, e quando si alza dagli 8 metri Turković può solo andare a raccogliere la palla da in fondo alla rete. Troppa libertà per il giocatore bolzanino, lasciato completamente solo di tirare, un invito a nozze per un giocatore della sua classe. Dunque Bolzano accorcia 4-5. Gorella, Zungri, Bianchi, esce ancora Glicic, Zunigri, Gorella ancora, prova a sfondare centralmente, prova un fischio dell'arbitro, Zungri ancora per Glicic, capisce tutto Turković, ma in maniera irregolare, ha visto una trattenuta al direttore di gara e dunque prima esclusione di questa partita ai danni di Dejan Turković. Bianchi, Gorella, vediamo ora come gestirà la superiorità numerica Siracusa. Zungri, scarico per Bianchi,
non attento Bianchi. Intanto Vinci, gran gol dall'angolo. Trova una bellissima marcatura, Vinci, la sua terza. Ora vediamo il Bolzano come gestirà l'attacco. Ovviamente senza il portiere, porta sguarnita. Cercano di giocare il pallone su Basic. Pancic ancora. Turković. Pancic. Scarico per Basic. Ancora nulla di fatto, ma passano i secondi. E questo al Bolzano sta più che bene. Pancic ancora. Gaeta uno contro uno e Martelli dice di no, ma sulla ribattuta è attento Andrea Pasic, e questi sono i suoi gol, i gol di rapina. Un giocatore che quest'anno sta vivendo una seconda primavera. Un acquisto quello tanto dall'altra parte, Hermones para, e dunque il Bolzano esce con un 1-1 da questa inferiorità numerica. E dunque ora Bolzano che proverà a impattare sul 6-6. Pasic, Gaeta, Pancic. Taglio di Tomovic, non controlla la palla. Topolovec si era inserito molto bene, ma non è riuscito a controllare il pallone. E dunque altra palla persa per il Bolzano. Soutuqueto, Gorella, Zungri. Zungri ancora, scarico per Bianchi. Bianchi tutto solo sul primo palo. Siracusa che allunga ancora. Tanto dall'altra parte Turković tutto solo, scarico per Topolec. E Martelli gli dice di no. Gran bel intervento di Lorenzo Martelli. Soutuqueto, Zungri, Vinci, Vinci, scarico per Gligic. Difesa del Bolzano che si fa sorprendere in maniera anche del tutto ingenua. Intanto Turković prova una giocata personale, non è fortunato, trova solo un 9 metri. Pancic si libera del difensore con una giravolta, rimane a terra Gligic, scontro del tutto fortuito con Pancic, ha avuto la peggio il difensore siciliano, si scusa a Pancic, ovviamente non c'è stata volontarietà. Dunque gran bella rete per il bomber biancorosso, che ha avuto un impatto notevole col campionato italiano. Infatti occupa il secondo posto nella classifica marcatori. E ora prova a scuotere i suoi in difesa. Bolzano ha bisogno assolutamente di salire di intensità in difesa. Zungri. Soutuqueto, Gorella,
E ancora una volta sul primo palo si fa beffare Pedro Mones. Pancic intanto, Basic, pallonetto morbido, due minuti per Bobicic. Questa è stata una gran bella rete per Andrea Basic. Prima una rete di rapina, ora una rete di potenza. E dunque ora è Siracusa a giocare con l'uomo in meno. Anche per il Siracusa stessa scelta del Bolzano, giocare con l'extra player, quindi portiere in panchina e giocatore di movimento in più. Vediamo se ora il Bolzano saprà approfittarne per ricucire lo strappo. Intanto c'è qualche problema al tavolo. Sinceramente non ho capito cosa sia successo, ma fortunatamente si può riprendere a giocare. Ora sarà il Siracusa ad attaccare senza fretta, giocando anche un po' col cronometro per far trascorrere qualche secondo. Bianchi sotto Cueto, Zungri sotto Cueto, scarica per il pivot, trova il piede di Pancic e cartellino giallo per Pancic. Ancora qualche problema al cronometro. Sembra essere risolto, si può riprendere a giocare. Vinci. Zungri. Gorella. Gorella ancora. Inserisce Bianchi. Sotto Cueto. Zungri. Gorella. Hermones questa volta c'è. La porta è sguarnita. Topolovet non prova il tiro. Ora può rientrare Martelli. Dunque Bolzano attaccherà con calma con l'uomo in più. Turković. Topolovet. Pasic, Martelli gli dice di no. Gran parata di Lorenzo Martelli. E dunque il Bolzano spreca questa ghiotta occasione. Ora il Bolzano cercherà di... Scusate, Siracusa cercherà di prolungare l'attacco oltre ai 15 secondi che rimangono all'ingresso in campo del suo uomo. Gorella. Zungri, ancora sotto Cueto di prepotenza. Trova solo un 9 metri. Gioco ancora fermo, campo che è da asciugare. Zungri chiama lo schema, infatti taglia Vinci, ancora Zungri si alza lui e trova un'altra rete, la decima per il Siracusa,
tanto Umada, Pancic, Gaeta, Pancic ancora troppo fermo l'attacco del Bolzano, tanto qualche trattenuta di troppo, ammonizione per Gligic se non abbiamo visto male. Pancic, Gaeta, sfondamento fischiato al giocatore italo-brasiliano, ennesima palla persa per il Bolzano. Che sta faticando più del dovuto sia in attacco che in difesa. Ora c'è anche un cartellino giallo a Mario Sporcic. Continua a protestare l'allenatore del Bolzano. Gorella, Bianchi, Zungri, ancora Zungri, gira per Gorella, sotto Cueto, scarico per Vinci, Vinci ancora una volta dall'ala, Vinci e questa volta non trova la porta, sporca le sue percentuali e Vinci, tanto è rimasto a terra un giocatore del Siracusa. Dovrebbe trattarsi di Souto Cueto. Anzi no, è Zungri. Fortunatamente sembra poter continuare il match. Ora va in panchina a farsi controllare. Continua a protestare Zungri, ma il gioco può riprendere. Pancic, Udovičić, ancora Pancic, scarico per Basic, Basic e trova un tiro dai 7 metri. Sarà come sempre lo specialista Dejan Turković. Dunque Dejan Turković contro Lorenzo Martelli. E Turković, glaciale come sempre. Una sicurezza dai 7 metri. Corella. Zungri. Ancora il tridente argentino. Corella. Sotto Cueto, tutto solo, ma Hermones gli dice di no. Grandissima parata di Pedro Hermones. E il Bolzano ha assolutamente bisogno che il suo portiere entri in partita. Questa parata potrebbe avergli dato lo stimolo giusto. Intanto Pancic tutto solo, Pancic e Martelli gli dice ancora una volta di no. Gaeta, Pancic ancora, Udovičić, il tiro in doppio appoggio, il suo marchio di fabbrica, prima marcatura per Erik Udovičić. E Bolzano che accorcia 9-10. E primo time out della partita per il Siracusa. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker.
usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Loacker. Ora più che buono. Loacker, che bontà! Ecco le squadre che rientrano in campo. Vediamo se cosa ha disegnato l'allenatore del Siracusa e vediamo se Mario Sporcic è riuscito a scuotere i suoi. Un avvio non brillante per il Bolzano. Vediamo ora se riuscirà a migliorare soprattutto la difesa. Bobicic. Gorella. Esce Gligic. Sotto Queto. Ancora Bobicic. Gorella. Gorella si alza ancora e ancora una volta sullo stesso palo viene battuto Pedro Hermones. La terza marcatura per Gorella. Udovicic intanto scarico per Basic. Questa volta ci saranno due minuti. Due minuti per Gorella. Ottimo impanto con la partita per Erik Udovicic. Quando è entrato in campo il Bolzano ha cambiato ritmo. Pancic. Udovicic. Ancora Pancic. Pensa al tiro, ci ripensa. Gaeta. Gaeta butta via un pallone, lo recupera Topolek, invasione. E dunque rete annullata. Si lamenta ancora Topolovec, che non riesce proprio a sbloccarsi quest'oggi. Sotto Cueto, Bianchi, Bobicic, Zungri, ancora sotto Cueto, assiste Siracusa per vie centrali, non trova spazio, Zungri intanto sotto le gambe di Hermones, e ancora una volta troppo facile per Siracusa trovare la via del gol, tanto Udovicic non trova compagno libero. Pancic, dopo Lovez, prova ancora e sbaglia anche questo. È il suo quarto errore di questa partita. Il Bolzano ha assolutamente bisogno di trovare i gol dalla sua ala. Zungri intanto, sotto Cueto. Bianchi si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere. Bobicic fermato. Braccio del passivo che rimane alto, Bobicic dovrà andare al tiro, eccolo qua. Hermones non riesce a controllare il pallone. E il Bolzano, che in netta difficoltà, ha visto abbastanza Mario Sporcic che chiama time out.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Si prende ancora qualche secondo Mario Sporcic per scuotere i suoi. Bolzano decisamente sottotono, ora prova a dare una scossa inserendo Rothensteiner tra i pali e Rossignoli all'ala sinistra. Rientra in campo Dejan Turković. Vediamo se otterrà qualcosa di più dai suoi Mario Sporcic. Udovičić, Turković, Gaeta. Udovičić si alza lui, Martelli è lì che lo sta aspettando. E ora si raccusa con calma, senza fretta. Zungri. Organizza ancora lui l'attacco. Uno contro uno centrale. Sotto Cueto, scarico per Vinci. Vinci ancora. Sotto Cueto. Zungri. Corella. Zungri sotto mano. Palla a destra, portiere a sinistra. E 14esima rete per il Siracusa. Gaeta. Udovičić, ancora Gaeta, ancora una volta manca velocità nel gioco del Bolzano, tutti da fermo giocano, Turković come sempre paga la cauzione per tutti, quando c'è bisogno si carica lui la squadra sulle spalle. E ora Mario Sporcic prova a cambiare la difesa. Abbandona la 6-0 e prova una 5-1 con Erik Udovičić avanzato. Provare a limitare l'asse Zungri-Gorella. E funziona perché Mizzoni recupera il pallone, si lancia in contropiede. Mizzoni! E trova una traversa. E dunque sfuma anche questa occasione per il Bolzano. Bianchi. Gorella. Zungri. Sotto Cueto prova un missile dal nulla. Rimane a terra Gorella. Prosegue il gioco il Bolzano con Pasic. Pasic. Trova il gol Andrea Pasic, sempre a terra Gorella. Sembra fortunatamente che può riprendere a giocare, solo un brutto colpo per lui. Dunque, quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine, Bolzano 11, Siracusa 14. Continua il giro palla del Siracusa, che rischia un'infrazione
davanti alla panchina del Bolzano, si dispera Mario Sporcic. Tanto sotto Cueto, con una girella, trova un gran bel gol. Ancora una volta troppo facile trovare la via del gol per il Siracusa. Il Bolzano ha assolutamente bisogno di salire di livello in difesa. Turković, Rossignoli, Udovicic, Turković, Rossignoli ancora, tutto chiuso. E il Siracusa difende in maniera molto più aggressiva. Turković, Udovicic, questa volta può penetrare e trovare la sua terza marcatura. Torella ferma tutto sotto Cueto. Proveranno a riorganizzare l'attacco con Zungri. Zunghi ancora per Gorella, ultimi 3 minuti di gioco di questo primo tempo. Intanto Glisic tutto solo sulla linea, fortunato questa volta il Bolzano, il pivot siciliano trova solo la traversa. Siamo già dall'altra parte con Udovicic, fermato in maniera energica, ma ancora una volta una dormita colossale della difesa bolzanina. Gaeta, e questa volta si sblocca Gaeta. Bravo e fortunato a trovare il gol con l'aiuto del palo. E dunque Bolzano che prova a accorciare ancora una volta le distanze. Zungri, sotto Cueto, Ligic ancora, e questa volta fa molto meglio di prima. Ancora una volta difesa troppo morbida del Bolzano. Avrà di che parlare Mario Sporcic negli spogliatoi, lo vediamo disperato agitarsi in panchina. Dovranno sicuramente sistemare la difesa. Intanto Udovicic ancora trova il palo esterno, c'è stato però un tocco di Martelli, quindi palla che rimane in possesso del Bolzano. Udovicic, Gaeta, scarico per Basic, non trova il pallone e dunque Siracusa potrà presumibilmente gestire questo ultimo attacco del primo tempo. Intanto c'è stato un cambio irregolare da parte del Bolzano e 2 minuti per Ahumada. Bolzano per qualche istante si è trovato con 8 giocatori in campo. E dunque superiorità numerica ora per il Siracusa. Grandissima ingenuità del Bolzano. E ora il Siracusa potrà attaccare con l'uomo in più. Gorella, Bianchi, Zungri, sotto Cueto, Gorella. Pensa al passaggio al pivot, ci ripensa. Sotto Cueto. E ancora una volta penetra senza che nessuno intervenga. 17esima rete per il Siracusa. E ora
15 secondi per il Bolzano per rendere questo passivo meno pesante. Dejan Turković direttamente da centrocampo. Bobičić, intanto Bobičić trova una rete incredibile. E dunque si chiude così questo primo tempo. Bolzano 14, Bolzano 18. Proteste del Bolzano, ma il gol è valido. E dunque piccola pausa, a risentirci tra circa 10 minuti. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Squadre che stanno rientrando in campo per questo secondo tempo, primo tempo che si è chiuso sul 14-18 in favore degli ospiti. Siracusa che sta giocando la sua partita, Bolzano che quest'oggi non riesce a esprimere il suo gioco, soprattutto in fase difensiva, concede troppe occasioni alla compagine siracusana. Vediamo se nell'intervallo Mario Sporci è già riuscito a scuotere i suoi. Dall'altra parte un Lorenzo Martelli che sta parando più del collega bolzanino. E dunque facile spiegare questi 4 gol di vantaggio per il Bolzano. Sembra essere tutto pronto per questo secondo tempo, si attende solo il fischio dei direttori di gara. Bolzano che giocherà ancora 1 minuto e 15 secondi con l'uomo in meno. Infatti vediamo 6 giocatori di movimento in campo e la porta sguarnita. Pedro Mones è rimasto in panchina. Ma è tutto pronto, si può partire col secondo tempo. Cambia le carte in tavola Mario Sporcic, mettendo Felipe Gaeta all'ala destra e giocando con 3 giocatori destri di mano sui terzini. Eric Dovicic a terzino destro. Turkovic Dovicic prova lo scarico per Gaeta, non trova il compagno.
trova un'altra palla persa per il Bolzano. E dunque ancora 35 secondi di superiorità numerica per il Siracusa. Zungri. Bella. E trova un tiro dai 7 metri. Voleva uno sfondamento alla panchina bolzanina. Ha visto una difesa in aria il direttore di gara. Sinceramente da qui non ho visto se i piedi fossero all'interno dell'area. Intanto Vinci contro Hermones. Vinci si fa ipnotizzare da Hermones, ma sul rimbalzo il più veloce di tutti è Soto Cueto. E dunque Siracusa che rimane in possesso di palla. Zungri, intanto Bolzano di nuovo al completo. Soto Cueto. Zungri. Glicic. Soto Cueto. Zungri ancora. Borella, Bianchi dall'ala, Bianchi Hermones. In un minuto e 40 secondi ha fatto più parate, o meglio, le stesse parate che nel primo tempo. Dunque è rientrato il Pedro Hermones che tutti conosciamo. Intanto Pancic viene fermato al momento della conclusione. Si riprenderà con un 9 metri. Basic. Ludovicic. Esce ancora Basic. Turković. E trova un 2 minuti ai danni di Bobičić. E dunque ora sarà il Bolzano a attaccare con l'uomo in più. Udovicic, sfondamento di Udovicic, giocata malissimo questa superiorità numerica. Soto Cueto. Zungri. Zungri ancora. Soto Cueto. Giro palla del Siracusa, ovviamente senza fretta, avendo il giocatore in meno. Zungri. Borella. Borella ancora per Zungri. Amato per un doppio passeggio, la porta è libera. Pancic. E interviene volando Soto Cueto. Arbitro che ferma il gioco, c'è il terreno da asciugare dove si era immolato Soto Cueto. Ha un'altra giocata non lucida da parte del Bolzano, che ora ha ancora 50 secondi di superiorità numerica. Vediamo come li gestirà. Gioco che può riprendere. Pancic. Udovicic. Pancic. Turković. Pancic. Pasic. Pasic tutto solo. E la traversa gli dice di no. Sfortunato in questo frangente Andrea Pasic. Zungri intanto organizza l'attacco. Soto Cueto. Borella.
prova a salire Vinci, Vinci ancora per Gorella, Zungri prova l'uno contro uno, non trova spazio, Siracusa intanto di nuovo al completo, sotto Cueto, sfondamento, Pasic, Pancic prova lui in velocità, prova a mettersi in proprio, scarico per ancora per Udovicic, fermato da sotto Cueto. Rimane a terra Eric Udovicic, colpo al volto per lui. Fortunatamente sembra nulla di grave. Ancora ad asciugare il campo. Pasic, Pancic ancora, Turković, Pancic, Pasic ancora e questa volta trova la via del gol. 15esima rete per il Bolzano, ma siamo già dall'altra parte con Vinci che ferma tutto l'attacco, proverà il Siracusa a riorganizzarsi. Cueto, Vinci, Zungri, Zungri, Zungri tutto solo e ancora una volta si apre completamente la difesa del Bolzano lasciando un'autostrada al centrale del Siracusa. Pancic, Pancic prova di forza, troppe azioni individuali dei giocatori bolzanini. Ancora Pancic per Basic, fermato in maniera irregolare, si riprenderà da 9 metri, Turković, Rossignoli, Pancic, Pancic direttamente tra le braccia di Martelli. Sotto Cueto, Vinci, Zungri, ancora giro palla del Siracusa, sotto Cueto, Gorella, Ličić recupera un pallone dopo che l'aveva intercettato Pancic e raggiunge il massimo vantaggio per il Siracusa, più 5. E ora ritorna con un mancino di ruolo al terzino destro, rientra nella sua posizione Felipe Gaeta, Ahumada all'ala, ora si inserisce lo stesso Ahumada, Turković, anzi Udovicic non trova la porta, Martelli può già rimettere in palla in gioco, sotto Cueto siamo già dall'altra parte con Bobicic, Bobicic, Gorella, Gorella trova il varco e trova anche il gol, più 6 Siracusa. E ora bisogna stare attenzione a non far scappare via formazione siciliana, il Bolzano deve reagire e lo farà col suo capitano e chi se non lui, Dejan Turković. Come sempre quando il Bolzano è in difficoltà è Dejan Turković a caricarsi la squadra sulle spalle. E ora Mario Sporcic prova con una marcatura uomo su sotto Cueto. Zungri, Vinci, Zungri uno contro uno, scarico per Gorella,
Intanto un'invasione del pivot. Bolzano che ritorna in possesso della palla. Pancic, Pancic! E questo sì che è un gol dei suoi. E il Bolzano ha estremamente bisogno che i suoi due bomber, Pancic e Turković, ritrovino la via del gol. Gorella. Gorella colpito al volto. Dejan Turković. Si chiariscono di lui e ovviamente non c'è stata né volontarietà né cattiveria. Si può tranquillamente riprendere a giocare con Bobičić. Gorella. Bobičić, Bobičić, Bobičić non trova la porta. C'è stata una spinta a detta del direttore di gara. Zungri. Gorella. Gorella contro Turković. Ancora Gorella, si alza il braccio del passivo. Che gol di Gorella! Completamente da fermo trova un gran gol. E completamente da fermo trova un gran gol anche Pancic. Gorella, Bobičić, Vinci, Gorella ancora, Bobičić, Bobičić, sfondamento per Bobičić, palla recuperata, siamo già dall'altra parte con Erik Udovičić, Udovičić, e il Bolzano a corsa 19 a 22. La marcatura a uomo sta pagando, infatti il direttore Siracusa decide di parlarci su. Dunque, time out Siracusa. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Squadre che rientrano in campo sul risultato di 19 a 22 in favore della compagine siciliana. Poco più di 11 minuti giocati di questo secondo tempo. Bolzano che era finito anche a meno 6, ora dimezzato lo svantaggio, ma sono ancora 3 le lunghezze da recuperare. Continua la marcatura uomo su Zungri. Bobičić. Scambio per Vinci. Gorella, Gorella, Hermones. Attenzione, Hermones nella parata si è infortunato sbattendo contro il palo. Andiamo battibecco andiamo la palla che ritorna in possesso del Siracusa.
sinceramente non ho capito perché. Dunque si riprenderà con un 9 metri per Siracusa. Bobicic, ancora Bobicic, si alza lui e rete con una deviazione del muro. E dunque torna a segnare anche Siracusa. Pancic, Pancic. Fischio degli arbitri, si riprenderà con un 9 metri. Fase un po' confusa, che i direttori di gara stanno mettendo del loro. Ahumada, Keita, Turković, Ahumada, Udovicic, Gaeta, Turković, Martelli, a dire di no. Ora c'è da asciugare il pallone, si può riprendere a giocare. Rientra in campo sotto Cueto. Zungri, Bianchi, Zungri ancora, Bobicic, Bobicic, Zungri, Bianchi, Zungri. Sotto Cueto, Bobicic, si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere Zangri, Zangri, Zangri. Infrazione di passi, fischiata il centrale siracusano. Siamo già dall'altra parte con Dejan Turković. Pancic, Gaeta, Gaeta, Gaeta. Vuole un tiro dai 7 metri, Felipe Gaeta. Rimane incredulo. Gaeta ancora. Turković, Turković, e Martelli è lì ad aspettarlo. Recupera palla il Siracusa. E a metà di questo secondo tempo sono 4 le reti di vantaggio per il Siracusa, che ora attacca senza fretta. Lo fa con Glicic, Bobicic, Bobicic ancora, si alza Bobicic, una spinta, andrà con un 9 metri. Vinci. Ancora sotto Cueto, Vinci, scarico per Glicic, Glicic, gran bel gol per Glicic. Intanto è rimasto a terra un giocatore, sembra Vinci. E 2 minuti per Andrea Basic. Qualche protesta da parte del Bolzano. Udovic sta sculando Vinci di simulazione, ma tant'è, 2 minuti a Andrea Basic, quindi Bolzano che giocherà con l'uomo in meno. Ancora qualche protesta. Ancora qualche problema al tavolo.
sono da aggiornare le marcature, ecco finalmente segnato il gol per il Siracusa, dunque si riprenderà sul 19-24 in favore dei siciliani. Quindi Bolzano 5 reti da recuperare con l'uomo in meno. Udovicic, Gaeta in frazione di passi. E dunque ennesima palla persa per il Bolzano. E ora il distacco inizia ad essere importante, i minuti da giocare sono sempre di meno. Bianchi intanto tocca il pallone con il piede, questo è un bel regalo del Siracusa, vediamo se il Bolzano saprà sfruttarlo con Gaeta rischia di combinare un disastro, è bravo Udovicic a controllare il pallone. Udovicic, Turković, Gaeta, ancora Turković, scambio con Gaeta, Udovicic, Turković, la traversa dire di no. E dunque torna in attacco il Siracusa, ovviamente senza fretta, dall'alto dei suoi 24 gol non ha interesse di aumentare il ritmo. Rientra intanto Gorella, Zungri sotto Cueto, vinci dall'angolo, vinci, trova un gran bel gol. Turković, Gaeta, e questo sì che è un gol dei suoi. Dicevamo, tanto bisogno il Bolzano che trovi le marcature da parte di Gaeta. Intanto Hermones dice di no a Bianchi, e se Hermones e Gaeta rientrano in partita diventa tutto più facile per il Bolzano. Turković prova a scaricare per Mizzoni che non controlla, e time out per Dejan Turković. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Bolzano che è già rientrato in campo, time out lampo per Mario Sporcic. Evidentemente poche indicazioni ma precise per i suoi, che ora devono solo cercare di trovare gol più velocemente possibile, e lo faranno con 7 giocatori di movimento in campo. È rimasto infatti in panchina Pedro Hermones, sono 7 i giocatori in attacco in maglia biancorossa. Quindi si gioca il tutto per tutto, Mario Sporcic, Turković, Udovicic, Rossignoli si dimentica del pallone. E dunque giocata come peggio non si poteva questa superiorità numerica, e ora Bolzano
si trova di nuovamente con 8 giocatori in campo. E ancora una volta prenderanno una 2 minuti evitabilissimo. Questa è la seconda volta di questa partita che il Bolzano si ritrova con 8 giocatori di movimento in campo. Sinceramente non so neanche cosa commentare. Seconda volta che succede questo errore in Serie A, non si può proprio vedere. E dunque Siracusa, che ora avrà l'occasione di giocare ancora con l'uomo in più. Vediamo se sarà in grado di sfruttare il regalo del Bolzano. Zungri stava per restituire palla al Bolzano. Fase un po' confusa del match. Intanto non riescono a trovare il tiro. Zungri scarico per Glicic trova la via del gol. E ora diventa sempre più difficile. E c'è uno sfondamento fischiato al Bolzano. E ora sì che diventa complicato recuperare. Mancano poco più di 10 minuti, ma sono 6 le marcature in favore del Siracusa, che ha anche un uomo in più e palla in mano. Zungri sotto Cueto. Zungri per Gorella. Zungri. E ora palla buttata via da Siracusa. Tanti errori da una parte e dall'altra. Gaeta intanto. Basic. E Martelli a dire di no. Turković butta via il pallone. Si invola Gorella, tutto solo Gorella. E non si fa scappare questa occasione. E un'altra palla persa per il Bolzano. Gaeta butta via il pallone tutto solo. Bolzano completamente in tilt, blackout completo della compagine biancorossa. E ora prova l'ultima carta a sua disposizione Mario Sporcic. Doppia marcatura uomo per Zungri e Sottocueto. Gorella, Vinci. Gorella ancora e trova il più 8, massimo vantaggio. E ora è notte fonda per il Bolzano. E se anche Dejan Turković regala così il pallone, si può calare il sipario su questa partita. 8 gol da recuperare in 8 minuti sembra un'impresa ai limiti dell'impossibile. Vinci non trova la porta. Vediamo se il Bolzano ha la forza di riaprire questo match. Pancic
carico per Umada. Martelli a dire di no. Martelli protagonista assoluto di questo match, con le sue parate ha saputo indirizzare la partita, o meglio ha saputo indirizzare due punti verso la Sicilia. Intanto Bobicic non trova il gol. Umada, Weicher, sfondamento e ora sì che la partita è finita. Anche il Bolzano sembra non crederci più. Inizia anche a svuotare la panchina Mario Sporcic. Già entrato col numero 7 Weicher. Vinci. Bobicic. Vinci. Vinci butta via il pallone. Attenzione, infuriato Dejan Turković lascia il campo gridando contro tutto e tutti. Una sconfitta che sicuramente fa male al Bolzano, che aveva iniziato al meglio questo inizio di campionato. Pancic intanto. Pancic trova il gol. Bobicic. Rimangono solo 5 minuti di gioco. Siracusa senza fretta. Mizzoni in maniera energica. Sotto Cueto. Zungri. Zungri ancora. Bobicic, Bobicic, Bobicic. Di prepotenza trova un gran gol. Inizia già a festeggiare la panchina siracusana. Weicher. Signoli, Wiedenhofer, Weicher, Pancic, Ahumada, Weicher, trova il gol, anche giovane Weicher, oramai si gioca solo per arrotondare il punteggio. La vittoria ormai è in cassaforte per il Siracusa, che ora chiama anche timeout. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà.
squadre che rientrano in campo per giocare questi ultimi istanti di partita. Siracusa che conquista meritatamente la vittoria sul campo del Bolzano, una vittoria sicuramente difficilmente pronosticabile ma assolutamente meritata. I siciliani sono stati la miglior squadra in campo quest'oggi e dunque si confermano una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. 7 punti per la formazione siciliana, che quest'anno può ambire a qualcosa di più che a una salvezza. Tanto Ahumada, Pancic trova il gol, ma ormai, come dicevamo, è garbage time, come si dice nel basket. Giro di palla senza fretta per Siracusa. Bobicic, Zungri, Sottocueto, Bobicic ancora, prova a scaricare per il pivot, trova un fallo. Ultimi 2 minuti di gioco. Bobicic, Zungri, infrazione di passi, Weichia, Riedenhofer, Murato, il giovane giocatore bolzanino, Pancic, Zungri recupera il pallone, stacca Siracusa con Bobicic, Zungri, Bobicic, ultimo minuto di gioco, tutta in piedi ad applaudire la panchina del Siracusa. Dicevamo meritoria, meritatissima, tanto si alza il braccio del passivo, sfondamento di Bobicic, Pancic, Valchiar ancora, Martelli, gli dice di no, continua la festa sulla panchina del Siracusa, ammutolito il pubblico bolzanino. Tanto litiga col pallino e Murgan. Vinci intercetta un altro pallone. Si attende solo il suono della sirena. Ultimi istanti di gioco. Weicher 1 contro 1. Sputta via il pallone. Wiedenhofer. E Martelli continua il suo show. Ed eccolo qua, la fischio della sirena, può esplodere la festa siciliana. Teste basse per i giocatori bolzanini. E dunque si conclude così con i giocatori del Siracusa che festeggiano in campo. Da Bolzano è davvero tutto, vi ricordo il risultato: Siracusa batte Bolzano 29-23. Un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM
e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Loacker. Ora più che buono. Loacker, che bontà!